Maurizio Carboni, una settimana di prove particolare perché ha fatto vedere prima cosa che c'è un'enorme parità in piazza. Sì, sì, un grande equilibrio che è arrivati oggi al quarto giorno di prova, insomma, si può dire con fermezza, equilibrio su punteggi alti, perché abbiamo visto tutti i quartieri molto attrezzati, un po' è anche la caratteristica di settembre, insomma, c'è due mesi in più di preparazione estiva, quindi siamo tutti più attrezzati. Giornate più lunghe aiutano e per fortuna, nonostante le previsioni meteo, anche la pioggia ha risparmiato la piazza e ha permesso ai quartieri di lavorare, soprattutto con i giovani che la piazza devono assaggiarla. Sì, hai toccato un argomento importante, che è quello del formare nuove leve, diciamo così, per la giostra, per il futuro. È altresì importante che il tempo sia migliorato ed è sembra definitivamente salva la giostra di domenica, ma anche la cena propiziatoria, che è un appuntamento per noi quartieri molto molto importante. Per quello che riguarda i giovani, abbiamo visto, avete fatto esordire sulla Lizza, soltanto sulla Lizza ovviamente, un ragazzo giovanissimo, Saverio Montini. Sì, Saverio Montini, che è tra l'altro figlio e nipote di due consiglieri, è un ragazzo che si è applicato molto in questi anni, viene dal mondo equestre, dal salto, e si sta avvicinando alla giostra, dovrà iniziare adesso a prendere la lancia in mano, insomma, iniziare a fare qualche scontro con il re delle Indie. Ancora non ha provato, non ha preso la lancia nemmeno al campo prove? No, da noi diciamo è un'altra cosa, qui in piazza no, non abbiamo, diciamo così, l'impellenza di dover accelerare i tempi con lui, tra l'altro ancora minorenne, quindi ci possiamo prendere le cose con calma per far sì che poi arrivino a portare risultati migliori, perché le cose fatte di calma di solito sono sempre quelle migliori. Da un punto di vista di cavalli, per chiudere, abbiamo visto delle prove ottime sia da parte di Enrico che di Stefano con i due soliti cavalli. Un'ultima prova adesso con un po' di problemi per il cavallo di riserva di Enrico. No, non è il cavallo di riserva, ma è il cavallo con cui molto probabilmente correrà la giostra di domenica, e ha vinto tante lance. Diciamo che oggi non è stata una giornata ideale, ma ho visto che poi gli ultimi passati, anche gli ultimi tiri, insomma, Enrico con la sua bravura ha rimesso in riga quello che è il suo destriero.